look at people and I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, look almost your brain waste. I'm a freak in the sheets, my girl class. I'm a grabbing ass if you want it. Yes, you Buongiorno a tutti amici di Drive Zone Italia, oggi al volante della Mustang Bullitt equipaggiata con un mitologico 5000 V8 aspirato benzina da 460 cavalli e 530 Newton per metro di coppia, fortunatamente movimentato da una trasmissione rigorosamente manuale a 6 rapporti. Questa volta mi toccherà deludervi perché sarà praticamente impossibile per me farvi una recensione, un test drive oggettivo, quindi senza includere le mie emozioni personali, perché non vi nascondo che la Mustang, soprattutto in questa motorizzazione 5000 ed in questo allestimento Bullitt, edizione Bullitt, sarebbe una di quelle vetture che sicuramente troverebbe posto nel mio garage se potessi andare a selezionare sul mercato alcuni modelli da inserire come favoriti, come privilegiati nel mio gusto personale. È un'automobile che personalmente adoro, principalmente per due motivi: per la sua enorme personalità, che deriva da quello che è l'estetica, un'estetica che riesce a mettere d'accordo dal bambino di 2 anni che vedendomi passare urla Mustang, al settantenne che con le mani rigorosamente incrociate dietro la schiena mi guarda allucinato e leggermente infastidito dal latrato che esce in continuazione dallo scarico dall'auto. Personalità che invece è strettamente derivata da quello che è la storia di questo modello, modello glorioso sul mercato americano, che ha avuto tantissimo successo negli ultimi 50 anni nel mondo, modello che per molti è diventato ormai un'icona di quello che è il Made in USA, mentre invece vi dirò che la seconda motivazione per cui vorrei mettere una Mustang nel mio garage è sicuramente per l'imbarazzante rapporto qualità prezzo prestazioni cavalli motore che riesce ad offrire al pubblico. Troviamo una vettura, vi dico già, che è offerta sul mercato ad un prezzo di 58.400 euro, praticamente full optional, e mi viene spontaneo confrontarla con alcune delle auto che trovate testate, recensite sul canale. Non so come mai, ma in particolar modo mi viene un confronto con automobili di segmento C, per esempio pensiamo alla serie 120D che trovate recensita, che aveva un prezzo di poco inferiore ai 60.000 euro, che però offriva un 2000 turbo diesel, mentre invece in questo caso troviamo un 5000 V8. Cito la BMW serie 1, ma potrei parlarvi anche di classe A o Audi A3, che ben accessoriati si avvicinano molto al prezzo di acquisto di quest'auto, anche se personalmente so che è un ragionamento un po' azzardato. Solitamente chi si rivolge a questo tipo di auto probabilmente ha in programma anche un budget per acquistare solitamente una berlina, che sia una berlina 5 porte o una coupé. Basti pensare per esempio alle Audi A6, A7, alla BMW serie 5, alla Mercedes classe E normale, alla Mercedes classe E coupé, insomma tutte vetture che per dimensioni, pesi e logica si avvicinano a quello che è la Mustang, che però se equipaggiate con un motore non a questo livello ma comunque degno e con qualche optional, passano di 15-20 mila euro quello che è la cifra di acquisto di una Mustang Bullitt. Quindi mi viene spontaneo chiedermi perché all'italiano non viene in mente di acquistare una Bullitt, sì che presenta dei costi di mantenimento sicuramente più alti di un 3000 a gasolio di una berlina tedesca, ma costa all'acquisto decisamente meno. Con il risparmio è possibile acquistare la Bullitt e mantenerla per svariati anni pagando soprattutto benzina e bolli, super bolli vari. Vi aspetto nei commenti per rispondere a questa domanda estremamente enigmatica. Trovate già una Mustang recensita sul canale, era un 5000 V8 da 450 cavalli cabrio, dotato però di cambio automatico a 10 rapporti con convertitore di coppia. Quest'auto, fortunatamente la Bullitt, è dotata di cambio manuale, è il mio primo V8 manuale sul canale. L'esperienza di guida cambia in maniera esageratamente incredibile. Sul 10 marce automatico troviamo 7 rapporti caratterizzati da una rapportatura normale e 3 rapporti overdrive, 3 rapporti dedicati alla lunga percorrenza, alle alte velocità che vi permettono di risparmiare carburante, inquinare meno e migliorare il comfort di marcia. Su quest'auto troviamo un 6 marce manuale che per
forza di cose è stato tarato con dei rapporti estremamente lunghi. I rapporti lunghi di questo manuale cambiano completamente l'esperienza di guida rispetto a una Mustang 5000 con cambio automatico. Tirando limitatore prima, seconda e terza si va immediatamente ben oltre a quello che sono i limiti autostradali imposti dal codice della strada. Fortunatamente l'accoppiata del cambio a questo motore vi consente di partire da un semaforo in prima, seconda, terza marcia, vi consente di fare rotonde di paese, quindi rotonde piccole, in quinta marcia a 700 giri motore. La bestia che si trova sotto il cofano, nome in codice Coyote, è una bestia ormai estremamente rara nel mercato europeo. Troviamo un motore dalla grossa cubatura, un motore aspirato che, come tutti gli aspirati, dà il meglio di sé nella parte alta del contagiri. Mi va di sottolineare, perché in pochi fino ad ora l'hanno fatto, che è un motore caratterizzato da fase variabile. L'esperienza di guida ad alti regimi di rotazione è la stessa, identica, di una Honda Civic Type R. Arrivati a quota 5000 giri c'è lo switch, c'è il cambio di fasatura che si manifesta fisicamente in una spinta che sembra la spinta data da un turbo nella fase di regime di rotazione più alto del motore. Come potrete immaginare, è un motore incredibilmente elastico, incredibilmente regolare nell'erogazione. Nonostante, come vi ho detto, la rapportatura sia particolarmente lunga, è possibile riprendere in qualsiasi rapporto da meno di 1000 giri con regolarità e con tanta coppia, con tanta forza, con tanta spinta a salire fino al punto massimo d'erogazione di coppia, che è 4600 giri, anche se in realtà la forza di questo propulsore si manifesta anche nella parte bassa del contagiri, per poi essere sparati dalla fasatura variabile fino a quota 7500, fino a quota limitatore. Ragazzi, se siete appassionati di automobili, prima che questo motore venga tolto dal mercato, andatevelo a provare, sia automatico sia manuale. Per assurdo, l'esperienza con il cambio automatico rende sicuramente più sportiva quello che è la guida della Mustang, perché la rapportatura corta favorisce la presa di giri del propulsore, mentre invece in questo caso ci vuole spazio, ci vuole strada, ci vuole tempo per portare il propulsore al limitatore. Salendo su una Mustang ci si aspetterebbe di trovare una sportiva nuda e cruda. In realtà chi ha provato Mustang sa che è una cruiser, è una GT, è un'automobile fatta per viaggiare. Con il manuale lo è ancora di più, nonostante personalmente è il cambio che preferisco, perché nella manualità, nel piacere di guida, nelle sensazioni, è quello che più vi tiene collegati alla meccanica dell'auto. È un'automobile che offre tantissimo spazio a bordo, principalmente per i posti anteriori, dietro ci stanno due bambini o dei bagagli supplementari, offre un baule molto grande, molto capiente, dove potrete caricare bene o male qualsiasi tipo di valigia, offre un abitacolo ben rifinito. Mi piace sapere che la tecnologia a bordo non manca, cosa che nel 2020 ahimè è necessaria. Troviamo il solito Sync 3 di Ford con Apple CarPlay, Android Auto, gli ADAS che servono ci sono tutti, tra cui Cruise Control adattivo e Line Assist, i fari anteriori sono full LED con abbagliante automatico, troviamo una retrocamera al posteriore, insomma tutto quello che un utente potrebbe desiderare da una cruiser nel 2020. Vi servirà un buon apparato muscolare per gestire al meglio cambio frizione, sono due componenti che ad oggi in Europa sono difficili da trovare così tarate. Frizione abbastanza pesante ma giusta nel punto di stacco, cambio secondo me eccellente, secondo me ottimo, con innesti precisi, molto meccanici, abbastanza pastosi da ingranare, che però riesce a trasmettervi tutto quello che è il piacere di guida dato da una vera automobile con cambio manuale. L'esperienza di guida rispetto alle Mustang del passato è stata stravolta anche a livello di assetto. Come sappiamo già, troviamo delle sospensioni Mac Personal anteriore e Multilink al posteriore. È un assetto fortunatamente comodo, morbido, piacevole da utilizzare anche in città, perfetto per i lunghi trasferimenti. È un assetto che chiaramente subisce nei trasferimenti di carico i quasi 1900 kg in ordine di marcia di questa Mustang. Non è un animale da misto stretto veloce, non è un animale da pista. È una vettura da godere nel quotidiano, per tratte medie, per tratte lunghe, con estremo piacere di guida e con una sonorità unica nel suo genere.
Se per alcuni di voi 1900 kg sono troppi, vi dirò che troviamo quattro dischi autoventilati con pinza anteriore a 6 pompanti che riescono ad assicurare la dispersione, l'arresto di tutta l'energia cinetica che la Mustang, a causa del peso che si deve portare appresso, è cronicamente destinata ad accumulare in fase d'accelerazione. Consumi, prezzi e difetti particolari. Ragazzi, il Coyote 5000 è un motore di recente costruzione, è un motore che è stato equipaggiato sulla Mustang nel 2011. Significa che è un motore tecnologicamente avanzato, è un motore efficiente. Consiglio agli appassionati di meccanica di andarsi a leggere la scheda tecnica di questo propulsore, perché è veramente ricca di dettagli e chicchette meccaniche utilizzate e messe in pratica dai progettisti di Ford per svilupparlo. Tutto questo per dirvi che la sua recente costruzione ha permesso di avere un motore efficiente anche dal punto di vista dei consumi. La Mustang è un'automobile che, se utilizzata a modo, quindi rispettando il codice della strada, vi consente in extraurbano di superare i 10 km con un litro di benzina. Ragazzi, ma se vi dicessi che questo 5000 V8 ha aspirato benzina da 460 cavalli, in tangenziale a 110 km orari, in cruise control adattivo, fai 12,5 km al litro, ci credete? Il mio consumo medio dopo 15 giorni di utilizzo si è attestato ad un valore di 9 km al litro. È chiaro che se abitate in città i consumi si attesteranno sui 6-7 km al litro. Se andate in giro a fare i matti, cosa molto probabile con un V8 5000, i consumi si attesteranno su un ovvio valore di 3-4 km al litro. Parlando di prezzi, come vi ho detto inizio video, 58.400 euro praticamente full optional, troviamo tutto il necessario a bordo, troviamo quest'unica colorazione, questi unici cerchi, pinze freno verniciate di rosso, solo 68 esemplari commercializzati in Italia, esemplari che sono appunto stati messi in commercio in onore dei 50 anni del film Bullitt con Steve McQueen del 1968. Parlando di difetti particolari, inutile dirvi che dal mio punto di vista la Mustang è quasi perfetta così. Se potessi mettere io le mani sul progetto, sicuramente le farei fare una dieta dimagrante, anche se implicherebbe ovviamente dei costi di realizzazione del progetto più elevati. Dal mio punto di vista, perdendo 3 o 4 quintali diventerebbe una vettura che dinamicamente potrebbe intimorire nel misto anche qualche auto sportiva. Signori, consiglio personale, se avete questo budget, ma anche se non ce l'avete, andatevi a provare la Mustang Bullitt prima che questa politica senza senso di battaglia alle grosse cilindrate faccia un'altra vittima. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, io penso di avervi detto tutto, un saluto da Dario di Drive Zone Italia, noi ci vediamo nel prossimo video, nel prossimo test drive, nella prossima prova su strada. Buone ferie a tutti, ciao ragazzi!